Salviamo il volontariato. Il tema della puntata di questa sera, di Viceversa, muove da una lettera che ha scritto uno dei nostri ospiti più frequenti, più amati agli organi di stampa un po' di tempo fa, dove diciamo, lamenta il fatto che davvero questo tipo di associazionismo sia in crisi. Qui con noi Roberto Bortolotti. Buonasera, Buonasera. Roberto. Di nuovo su questo scranno. Dico, no, con questo Beh, scherzo era passato un po' di volentieri. tempo comunque, Sì, eh? un Però tu mese e mezzo, sempre, due mesetti. esatto, Torno hai volentieri, tenuto guarda bene i che conti. Ci piace sono. averti qua. Tu mi Ecco. hai contattato già un po' di tempo fa dicendomi, Nicola, io ho scritto una lettera che è stata pubblicata sulla Vita Cattolica, sul Messaggero Veneto, dove lamento il fatto che il volontariato, per quanto si faccia propaganda, per quanto si spenda, il fatto che dalle nostre parti c'è una massiccia partecipazione, è in profonda crisi. Tu sei ovviamente componente storico del direttivo della ciclistica Abuiese, però sei stato tante cose nella Pro Loco, in varie Sì. associazioni, insomma, quindi ne hai viste di cotte e di crude. Perché hai fatto questo sfogo, Roberto? Raccontaci il tuo punto di vista, la tua prospettiva. lo dico non per autoincensarmi, ma in più di 50 anni di volontariato ho capito come l'ambiente e quali idee ci sono dietro il volontariato che si muove, no? C'è un Ecco, tu cuore in questa lettera che generoso. scrivevi mi era piaciuto perché hai fatto anche un po' una ricostruzione storica, no? Da quando è partito il volontariato, il boom, no? E contrariamente a quello che si pensa, l'associazionismo non è post-terremoto, ma è ben precedente, no? Sì, se guardiamo le fasi storiche, abbiamo il fine 800, che sono nate diverse associazioni, in particolare bande musicali. Dopo il 20 c'è stato un nuovo rilancio di associazioni nuove e dopo gli anni della Seconda Guerra Mondiale c'è stato un po' di ripresa, ma il vero boom è iniziato dopo gli anni Gli anni 60, che 60, cioè sono con nate anche quando associazioni. la gente poteva permettersi di pensare non solo a portare a casa lo stipendio, ma anche È allo chiaro, sì, svago, no? dopo il boom economico c'è stata questa volontà di aggregazione, di comunità e quindi c'è stato questo bellissima iniziativa con tante associazioni. Per esempio a Buia ci sono quasi 70. Sono Sì, ancora un po' ti nate viene di ci sono più associazioni che abitanti, no? Nel senso nel. che Boh, lavorano. no, ma diciamo Però quanti abitanti fa Buia, è scusa? 6.700. 6.000, cioè ogni 100 abitanti più o No, no, no. meno c'è Possiamo un'associazione, no? calcolare che ci sono almeno 1.500 volontari, riguardano per esempio i donatori di sangue, sono 750 iscritti, però ci sono altre tante associazioni, soprattutto quelle storiche, ma il ciclismo abuiese, il Sì, il calcio, calcio, la diverse, pallavolo, la sì, e pallacanestro, insomma, tante più cose. quelle ricreative, quelle culturali, quindi c'è un tessuto formidabile, c'è questa volontà, questa disposizione a dare una mano. Purtroppo negli ultimi anni è cresciuto questa disaffezione un po' per troppa burocrazia. Ecco, tu hai un occhio speciale ovviamente su quello che è il tuo paese, la tua zona di riferimento, sei stato, sei parte di tante associazioni, ma non è che tu cerchi di vedere il mondo attraverso Buia, magari dalle altre parti non è così, o non hai questa Ma non so, si può citavo far tanta nell'articolo filosofia. la proloco di Valle di Sofferenberg, la più piccola d'Italia, con 18 abitanti. E lì, quando c'è la sagra, c'è un movimento, arrivano tutti gli emigranti, ex abitanti. Oppure abbiamo visto a Porzus lo scorso anno, il passaggio del Giro d'Italia, hanno lavorato per mesi. Oppure andiamo su a Valle del Rivalpo, su in Carnia, Sì. dove fanno una festa all'anno, sono in 20 abitanti e c'è l'evento dell'anno, no? E purtroppo è gravato di mille adempimenti, no? O vai sulla monte di Anduins, dove c'è l'amico Eugenio Gerometta che hanno fatto miracoli, hanno fatto un mosaico con la Madonna, una Madonna bellissima, che le mari dal Friuli, no? Per dire. Cioè, e vai sulla domenica adesso, la sagra del prossimo mese, c'è gente che lavora, che mette soldi, mette Gente che lavora tempo, si dà mette da fare, tutto. Roberto, no? Tu dici giustamente, però come anticipavi, è un periodo di stretta proprio Ma per le sì. sagre. Vediamo, abbiamo preso spunto anche da un articolo recente del Messaggero Veneto, firmato da Davide Vicedomini, guarda, del 17 luglio, burocrazia e divieti mettono a rischio centinaia di sagre. Ora, per esperienza giornalistica, ti posso dire che ogni anno, quando c'è il periodo delle sagre, escono articoli di questo tipo, no? Però in questo caso, quest'anno, mi sa che No, sono no, ma molto no, più giustificati, no? ma È vero che aumentano sempre gli adempimenti, ma quest'anno con la
Legge Gabrielli, quello che è successo a Torino in occasione della finale di Coppa dei Campioni di Champions League, con tutto quello che ne è conseguito, oramai gli organizzatori degli eventi hanno molte più responsabilità di quelle che avevano fino a un po' di anni fa, fino Sì, ma Buia, per all'anno esempio, su scorso. 7-8 comitati di borgata hanno chiuso in 5, perché dovevano ristrutturare strutture che erano recenti, fatte con economia, fatte con. Sono sagre storiche, no? Quindi perdi un riferimento della comunità, perdi il riferimento della festa patronale, perdi il riferimento delle persone che danno una mano, perché il volontariato. Certe volte scopri persone che si sentono protagonisti a fare del volontariato, quindi vai a valorizzare queste persone che altrimenti non Certo. avrebbero ruolo sociale. E quindi No, c'è anche un perché quella è insieme la di socialità, cose. non è stare a casa, la E socialità, appunto, no? no, ma Cioè. dico, abbiamo anche noi nella Ciclistica Pugliese una sessantina di volontari quando serve, e questa disponibilità, si sentono protagonisti di qualcosa, no? Che altrimenti non potrebbero essere. Però chiaramente il sistema non va più. Sono appunto aumentati gli adempimenti e uno non può fare il volontario, Dio bon, c'è già questa disponibilità di tempo e chiedono ancora tempo, ancora carte. La Allora, semplificazione non dopo esiste. mi racconti un po' delle tue ultime esperienze con l'organizzazione di corse ciclistiche che mi hai raccontato nel pre-puntata ed è molto, molto simpatica. Proprio in funzione di quello che stava dicendo il nostro ospite e di quello che è stato deciso da Gabrielli, abbiamo selezionato un articolo di Repubblica degli ultimi giorni, vediamo se me lo passa la regia. Io ho estrapolato un po' di parole del funzionario, del capo della polizia, Franco Gabrielli, dice: gli organizzatori privati dovranno regolare e monitorare gli accessi con sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva. Ora, qua si ipotizza addirittura, no, la presenza di tornelli, no? Se uno va a vedere il cappello e non è sagra come può essere, non so, quella di Sacile, che è molto frequentata, ci dovrebbe essere una sezione di questo tipo. Ora, la sicurezza è importante, primo posto, nessuna discussione, però davvero si chiede a chi già dedica del tempo gratuitamente o perdendoci dei soldi uno sforzo disumano, no? No, no, ma veramente dobbiamo recuperare, non dico l'intelligenza, ma il buon senso, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io dico, sostengo, sarebbe anche perché il volontariato non ha una controparte, non ha un sindacato, non ha nessuno, cioè sono gruppi di volontari Tu dici che non c'è nessuno che sostiene i insieme volontari, no? compongono milioni di persone in Italia Possono che sostenersi lavorano. solo, sì, c'è l'associazione Pro Loco, eccetera, però non è abbastanza per tutelare i volontari, dici? Eh no, non so. Fra l'altro, per dire, una proposta che ho fatto con la presenza, c'era un convegno del volontariato sociale a San Daniele il 1º settembre dello scorso anno, e io nel mio intervento ho proposto alla Presidente Serracchiani che si tuteli legalmente il volontariato, che l'ente pubblico incominci a pensare al volontariato anche in questo senso, perché comunque dopo aver fatto 1.000 carte, 1.000 richieste, sei comunque responsabile tu di quello che succede. E questo non va bene, perché nella politica, nelle istituzioni, non c'è mai nessun Nessuno è responsabile. responsabile Invece di noi che niente. lavoriamo, creiamo economia, trascuriamo gli affetti familiari tante volte, perché quando parte la macchina organizzativa, Quante volte l'hai sentita da tua moglie, Roberto? è meglio non dirlo. E quindi E dici no, e quindi, giustamente, cioè, ecco. oltre a essere, no, ripreso anche, no, Sì, dalla dolce metà, dopo anche devo essere responsabile di quello più che succede, quel è davvero mostro che è troppo. la burocrazia, in più lo senti anche a casa, e quindi c'è veramente una situazione di déjà vu. Senti una cosa, si è scritto tanto, come dicevo, in questo periodo sulla questione volontariato e si ipotizza addirittura una rivolta delle Pro Loco. Vediamo con l'articolo invece che ci passava sempre la regia di Donatella Schettini, sempre sul Messaggero Veneto. Qui si passiamo nella parte, diciamo, sinistra, no? Guardando la foce del Tagliamento, e dove c'è appunto il presidente del gruppo di Casarsa, della Pro Loco di Casarsa, che è anche consigliere nazionale dell'associazione Pro Loco, dice che la sicurezza sia garantita dallo Stato, non può essere, non ci può essere responsabilità degli organizzatori. Ora, uno dice: pago le tasse, ho la presenza almeno che una funzione basica dello Stato venga garantita dallo Stato stesso, non tanto dal privato, no? O no, Sì, Roberto? no, ma gli esempi sono
migliaia, no? Di come il volontario, l'associazione si confronta con le istituzioni, in particolare con la prefettura o con le autorizzazioni. Sono due mondi diversi che non si trovano mai. È quello che rimette sempre il volontariato, perché comunque devi adempiere a tutte le richieste che fanno e dopo, come dicevo prima, in ultimo sei comunque responsabile. E questo non va bene, insomma, dobbiamo trovare una sintesi, una collaborazione, perché altrimenti, sostengo io, se tu mi fai fare tante carte ente pubblico, falle tu che sei pagato, perché io comunque non sono pagato, metto Tempo, del mio denaro, tempo, energia, nervose denaro, energie mentali e fisiche, e soprattutto, nervose anche, quindi ecco, io dicevo prima, più di 50 anni che sono lì, che ho tra un'associazione e l'altra, e quindi questo mondo lo conosco perché c'è questo desiderio di migliorare le cose, di fare socialità, di fare comunità, che comunque va a beneficio del paese, della chiesa, dell'asilo, della struttura che hai allestito per fare meglio il certo. prossimo anno o anche nel ciclismo, cerchiamo di fare al meglio tutte le cose che facciamo. E quindi se viene a mancare questo spirito qua, veramente crolla un mondo, no? Crolla un Certo, tu hai mondo. parlato di carte, di burocrazia, Roberto. Ora non lo so se tu segui direttamente questo aspetto per la ciclistica pugliese e per le altre associazioni con cui collabori, però l'altro giorno stavo discutendo con un amico, che è uno degli organizzatori della Sagra di Sant'Osvaldo, che ci sarà fra poco, e mi diceva: ho perso 2 ore, 2 o 3 ore delle tante a svolgere la funzione burocratica, diciamo, su internet, sul PC, perché dovete sapere che c'è un sito, confermami se dico la verità, che è il SUAP della regione, Sì. giusto? Vediamo se me lo passa la regia, dove diciamo, è destinato a tutte le attività produttive, in questo caso anche quelle relative alle sagre, alle feste, eccetera. E davvero ho provato un attimo a districarmi, e ci vuole un po' di esperienza. E quindi anche qui ci vuole il tecnico, non basta la buona No. volontà, ma ci vuole Cioè, competenza, quell'articolo che ho profonda. scritto è stato determinato dalla riunione che è stata fatta qui Ecco, a Udine. chiariamo una cosa, è una Ecco, riunione c'erano due a funzionari. fine giugno, giusto? Sì, Metà sì, sì. giugno, al Palazzo della Regione, con tutti gli esponenti dell'associazionismo delle Pro Loco, con il consigliere Agnola, mi Sì, pare, Agnola e due funzionari e che due hanno funzionari, e illustrato in si maniera cercava perfetta. di fare un po' di chiarezza su tutta la vicenda, Sì, no? Proprio perché era il intanto. periodo precedente alle sagre, alle feste di Sì. paese, eccetera. Ma intanto quelle lì sono persone che lavorano esclusivamente su quelle cose lì e quindi sono navigate, hanno fatto un'esposizione esemplare. Però io intanto che spiegavano le cose mi dicevo: ma dov'è il cuore del volontariato? Ma chi siamo noi? Perché dobbiamo farlo? La domanda è: perché dobbiamo farlo? Per avere tutte queste normative che sono sempre più. Sì, dice, ma chi me lo fa fare, no? Di Sì, no, impazzire ma con queste è cose questo qua? il concetto di dire: proviamo a fermare il volontariato, vediamo cosa succede, vediamo quale impatto sociale c'è nell'assistenza agli anziani, nelle mille cose che si fanno, all'attraversamento, all'uscita delle scuole. Cioè c'è un mondo, io credo in particolare nel Friuli, scrivevo che appunto i donatori di sangue sono percentualmente il numero più alto del mondo. Tante associazioni, 230 Pro Loco, quella miriade Cioè, ci sono più Pro Loco che comuni in provincia di Udine, praticamente, Sì, no? Abbiamo perché avuto anche qua il presidente c'è tutto quello Pezzarini spirito ancora, diverse non dico volte ospite. campanilistico, ma di fare qualcosa per il paese, e questo, se viene a mancare questo spirito, crolla tutto. Dobbiamo fare attenzione, perché la politica è distratta, troppo distratta, no? Hanno tante cose, ma questo è Beh, questa è veramente un un'accusa che si settore fa, insomma, su fondamentale. tante altre cose della politica. Tu proponevi anche, però, non ti lamentavi e basta, ma proponevi una serie di rimedi. Allora, sulla questione sburocratizzazione siamo d'accordo, ma perché Serve coinvolge una anche tutto il semplificazione. resto della nostra vita, diciamo, non Cioè, solo il chi è divertimento, pagato no? non deve darmi a me il lavoro, ma deve farlo lui. Questa è una collaborazione che si chiede, perché altrimenti abbiamo il segretario per dire, io cito la Bugliese, che sono particolarmente impegnato lì, ma no, non può stare 3-4 ore al giorno a fare carte, soprattutto quando ci sono gare, no? E dopo ti stressa, Mi no? raccontavi, no, dell'ultima gara che state Sì, organizzando, ha impiegato più tempo al sì, telefono con la no, prefettura che, perché no? dopo 43 anni che si organizza gare, oltre 300, la simpatica funzionaria della prefettura Gentilissima, questura, mi hai detto, eh? gentilissima e simpatica anche, mi ha fatto fare un elenco
abbiamo una gara a Venzone, una Maiano per la categoria giovanissimi. A che ora parte la G1, quanti giri fa, la G2, la G3 con orari e Sono giri. diverse categorie in Cioè base sono all'età, no? dettagli che non c'era mai successo di dover fare, insomma. Quindi la semplificazione è un po' stravolta, no? E quindi si può fare tutto, d'accordo, ma impegna tempo, impegna risorse, perché comunque, dico la gara ciclistica, ma nel volontariato è sempre così. Ci sono tanti adempimenti da fare, devi trovare gli sponsor, devi trovare la Certo, c'è tutta sicurezza, l'attività devi fare la richiesta organizzativa. alla protezione civile, devi vedere con la polizia locale, devi avere le autorizzazioni, devi scrivere alla federazione, devi organizzare la gara, devi mettere in sicurezza il percorso e devi fare mille cose, Tu mi no? parlavi anche di E una quindi per la cernita. promozione dello sport Sì. giovanile, cioè dopo, se dobbiamo puntare su qualcosa, dobbiamo puntare sullo sport giovanile, educare i giovani allo sport. Certo. Tu dici, per fare tutto questo, per fare attività sociale, ho tutti questi impegni, mi passa la voglia. Tu parlavi anche di una cernita dei meritevoli. Cosa intendevi? Nella lettera proprio, no? Una Sì, no, soluzione per ovviare a questo sistema. Cosa io intendevi? dicevo, allora, defiscalizzare, diciamo, le manifestazioni che hanno, non so, 5.000-10.000 euro di entrate, perché Dice dopo lì, poco, no? sì, è Cioè, poco, nulla. che comunque, dicevo, dobbiamo anche avere fiducia, il volontario è certamente una persona affidabile, se avanza qualcosa, metti nella parrocchia, come dicevo prima, un beneficenza o un'associazione o per il CRO di Aviano, abbiamo sempre fatto così, no? E quindi dobbiamo defiscalizzare quelle fino a una certa cifra, no? Così semplifichiamo, non paghiamo SIAE, cioè dobbiamo rendere praticabile la volontà di fare qualcosa, no? Di importante, di socialmente utile, e quindi questo era uno dei presupposti. E Ma dopo anche ci sono tante spese catalogare. da mantenere, no? E quindi è difficile chiedere la defiscalizzazione, no? Non vostra, dico, in generale, no? No, 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 Sappiamo ma benissimo il che. volontariato crea economia a costi zero, se non hai investimenti pubblici. Raramente sì, danno anche C'è il contributi, contributo, sì. magari a qualche iniziativa di livello superiore anche tanto, ma se è finalizzato alla promozione del turismo va bene anche quello, insomma. Ma dico nelle piccole realtà, e poi catalogare anche le iniziative. Per rendere, diciamo, che quelle che hanno un ruolo socialmente importante devono Ok, essere aiutate nel migliore dei modi. ok. Sì, E la c'è già, ci sono politica quelle deve riconosciute cominciare come. a recitare un ruolo importante, deve recitare un Deve darsi da ruolo, fare in questo no? Deve caso, darsi da deve darsi fare. da Noi, fare. fra l'altro, siamo una regione speciale e abbiamo la facoltà di legiferare in maniera opportuna, no? E dicevo anche alla Presidente Serracchiani quel giorno che citavo prima, del 1° settembre a San Daniele. Sarebbe un orgoglio per la regione, prima in Italia, a fare un'assicurazione di tutela del volontariato. Ok, perché Sarebbe un manca questa segnale, cosa. ma al di là dei soldi, sarebbe un segnale positivo di che la politica comunque si interessa del volontariato. E questo lo spero, io sollecito l'amico Agnola a chiudere, a trovare le soluzioni più opportune. Ma spero che lo facciano, insomma, E perché. speriamo davvero Roberto. Intanto abbiamo dato un piccolo input, speriamo che qualcuno ti abbia ascoltato e insomma, venga stimolato anche dalla tua proposta, che non è stata solo una lamentela, una lagna, come giustamente si deve fare. Grazie Roberto di essere stato con noi e buone vacanze, ci vediamo a Grazie a voi settembre, va dell'ospitalità, io bene? qua vengo sempre volentieri, Ok, quindi noi ti aspettiamo anche con per piacere. gli argomenti che penso siano interessanti. Ecco. Certo, Sono più sul come no, e ne volontariato, discutiamo noi sì credo. che sono interessanti. Va bene, grazie a tutti, buonasera, appuntamento a domani.